Ok. Ma ci sei. Ciao Enrico, inquadro più te che me ovviamente. Vai. Stiamo passeggiando in Buenos Aires. Allora, vorrei che mi raccontassi un po' cosa stai combinando in questi mesi, soprattutto dopo Sanremo, perché ti abbiamo visto sul palco. A parte com'è stata quell'esperienza, perché con Tullio De Pisco, poi immagino. No, è stata una figata, perché è stato come se fosse una jam, quelle jam al pub, solo che eri a Sanremo, ecco. Beh, è mica male. Poi che altro una jam con la storia, perché Tullio De Pisco poi è la storia, poi quei The Colors che sono amici è stata proprio una cosa divertente, mi sono molto divertito. Okay. Adesso, vabbè, è uscito il singolo nuovo. Infatti, di cui sicuramente chiederò. Nel silenzio di mille parole. E che è andato molto bene, l'ha presa anche Sky come pubblicità. Infatti l'ho sentito, sì. E il video è molto bello, ha partecipato anche Matilde Giorgi, diciamolo, infatti. E ora siamo in preparazione per l'album. Oh, fantastico. Sì, e non è detto che non esca qualcosa anche prima. Ok. Senti, come stai lavorando all'album? Perché tu scrivi tantissimo, sì. Immagino hai tantissimi inediti nel cassetto, ma immagino tu abbia scritto anche di recente. Insomma, come stai valutando che tipo di canzoni metterci dentro? Stai scrivendo ora, stai raccogliendo anche cose dal passato? No, in realtà diciamo che ho tantissime canzoni. Immagino. Perché ne ho scritte veramente tante. E ho cercato di raccogliere un tot di canzoni che erano importanti per me, ovviamente lo sono tutte, però quelle canzoni che dici, quelle le voglio cantare io. Ok. Perché ci sono anche canzoni che dici, no, queste le posso far cantare anche a qualcun altro. Infatti poi ne parliamo. E quindi per adesso è così. Okay. Ho selezionato una decina, 11 di canzoni, poi vediamo quanti poi ne usciranno nell'album. E tra poco si può fare, tra pochissimo. Oh, dai, sono contenta. A parte che qui c'è un cantiere, non è tutto normale. Allora, ci siamo visti a Roma per l'album di Laura Pausini. Sì, sì. Quindi so che, vabbè, a parte scritto per lei, ma sei attivissimo anche come autore. Diciamo, sì. Esatto, mi racconti un po' come bilanci, diciamo, come dicevi tu, quelle canzoni le vuoi cantare tu, immagino, perché le senti più tue, cioè in questo modo un po' valuti poi come cedere magari brani, ecco, ad altri artisti. Sì, sì, in realtà sono ovviamente delle canzoni che scrivi e quando le scrivi c'è un impeto diverso, cioè nel senso sono proprio parte di te, sono pezzi di te, quelle magari è più difficile darle a altre persone. Sono altre canzoni in cui sei più distaccato e quindi possono benissimo essere per altre persone. Senti, con Laura com'è andata invece? Perché comunque scrivi una canzone per Laura Pausini, insomma. Ma io fa conto che è la prima volta che ho ottenuto, cioè io non ho la prima volta con Laura Pausini, quindi è stata una cosa abbastanza impensabile. Praticamente io avevo mandato questo pezzo molto prima di fare il provino X Factor. Ah, pensa a te, proprio. Sì, nel periodo in cui dicevo, boh, forse voglio provare perlomeno a vivere di musica, quindi se magari è così impossibile farlo in prima persona, provo a fare l'autore. Ok. Poi non, ovviamente entra X Factor, quindi ci lavano cellulari e tutto, non sapevo nulla. Certo, cioè niente. Uscita da X Factor, vado in albergo, arriva la mia manager, mi porta il foglio della CIA, guarda. Comunque, a parte che ero tipo secondo su iTunes, cioè avevo scoperto un po' tutto. Certo, perché tu hai scoperto dopo che sei uscito da sì, X Factor, l'andamento, la classifica, sì, certo. Già lì ero contentissimo. Comunque, tra le altre cose c'è, devi firmare questo bollettino si ha e la Pausini ha preso il pezzo, ma no, come? Cioè, esatto, no, cavolo. Cioè, non ho detto cavolo ovviamente, però. È ovvio. Però il senso è quello. Tra l'altro mi ha invitato, se non sbaglio, anche ad aprire i suoi concerti. Io mi ricordo l'ha detto all'inconferenza. Sì, non so se è una cosa che magari piacerebbe fare, anche perché poi parliamo anche di Gianna Nannini, insomma. Cioè, non è che ne com'è andata? Gianna è. A parte che è il mio idolo musicale da sempre, lei e Vasco sono proprio i miei riferimenti. È nata che tre anni fa, io le ho fatto da open act, quindi le ho aperto tutta la tournée, è stata l'esperienza, la gavetta più forte, perché comunque stai un mese in tour, suoni nei palazzetti, apri a lei, ma sei chitarra e voce, quindi è stata una roba molto difficile, molto, insomma, anche rischiosa. Beh, immagino. Però è stata l'esperienza più bella della mia vita. Oh, e tant'è che ci siamo rivisti ora, è venuta a Livorno, mi ha chiamato come ospite nel suo concerto, quindi insomma è stato da aprire i concerti a essere ospite. Abbiamo duettato, no? È stato
Bella, ma lei è un'anima pura, come sì, siamo noi toscani, cioè. Sì. E poi è. Per me ti ripeto, lei è come Vasco Rossi, cioè sono proprio Gesù e la Madonna. Ok. Dio e la Madonna. No, sì. È fantastico. Senti, ti volevo chiedere qualcosa in più sull'ultimo singolo e sul video, cioè come è nato, come mai hai deciso di lanciare proprio quello, proprio riferendomi al fatto che immagino appunto che tu abbia tantissimi brani. Ma io senti, volevo chiudere un attimo il cerchio dell'argomento dell'amore, comunque sai chiudere l'amore è. Ok. Quindi infatti sì, è sì. Quasi sì, un proseguo potremmo dire. Seguito. Sì. Per cui ho detto facciamo uscire un'altra canzone d'amore, perché tanto poi alla fine le prossime ovviamente non saranno d'amore, però volevo chiudere il cerchio, poi mi piaceva quella canzone, era una canzone dove comunque sia scrivo e parlo di cose che non... La gente lo saluta così ragazzi, è così. Appunto nel silenzio delle parole sono quei silenzi che... per timore, per vergogna, non dici alla persona a cui vuoi bene, diciamo, quelle cose che invece andrebbero dette. Okay. Però oggi come oggi, cioè, siamo sempre, soprattutto io, sto sempre attento a quello che dico, quello che non devo dire, invece delle volte bisognerebbe cercare di dire quello che si vuol dire alla propria persona. C'è, l'intervista è salva. No, perché ti volevo fare un complimento, nel senso che in questi ultimi due brani, in realtà, secondo me, hai un modo di parlare di amore che poi è un sentimento, potremmo dire, super inflazionato, sì, no? Assolutamente. Però molto consapevole, secondo me. Cioè, sono... è un tipo di... è proprio un complimento sulla scrittura, al di là della musica. Sì. Cioè, un modo di vedere l'amore in modo molto maturo. Quindi, cioè, forse è anche... perché noi forse ti seguiamo... diventato vecchio. Vabbè, non te lo volevo dire. Ma anche io, per capirlo, sono molto vecchia, Quello, no, però se tu ti senti... perché comunque, effettivamente, io ti seguo da tanto, sei sulle scene da tantissimo. Se proprio anche a livello artistico vedi una sorta di crescita umana che ti ha accompagnato, sì, anche a migliorare, diciamo, no, così, a crescere. Artisticamente. Sì. Alla fine è anche una questione ovviamente di vita, perché comunque più vivi e più hai cose da raccontare, e così di pari passo è anche, ha detto Benetti, un argomento che può essere inflazionato, può sembrare anche banale come l'amore, però in realtà, cioè, secondo me sono le cose più comuni che sono le cose più difficili da raccontare davvero, mentre invece ci sono alcuni argomenti che magari possono essere più semplici, perché possono sembrare, cioè nel senso, certi argomenti possono sembrare meno banali, però in realtà è più banale parlare di quegli argomenti lì piuttosto che parlare di un argomento che viviamo tutti i giorni, appunto, come può essere l'amore. Poi c'è modo e modo di raccontare l'amore, come c'è modo e modo di raccontare la guerra, di raccontare, certo, qualsiasi altra cosa. No, ma poi paradossalmente è quasi più difficile parlare di questi temi super inflazionati in modo però personale, cioè quello, dico io, invece dai tuoi brani si capisce proprio che è un modo di parlare tutto tuo, capito? Cioè che non è fotocopia, cioè, quindi questo era il complimento. Va bene, quindi adesso in futuro a cosa ti dedicherai nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Ma ora ovviamente al disco, all'album, a singolo, eccetera, eccetera. E poi a scrivere sempre, perché comunque è quello che poi mi fa andare avanti, è quello il mio lavoro, è quello che voglio fare, per cui non ci si può nemmeno fermare lì, cioè devi cercare di stimoli per scrivere cose nuove. È ovvio che gli stimoli devi riuscire secondo me a trovarli anche ancora a casa, perché se te parti e sei in un altro mondo, parti e vai in un'altra città perché hai detto cazzo ora mi è successo questo, fammi cambiare città, fammi cambiare posti, secondo me è un errore, perché in realtà gli stimoli sono a casa. Mm. Certo, lì, sì, che da dove è nato tutto. Andare via proprio adesso che è cominciato qualcosa, no. No, almeno io la vedo così, è quello che sto cercando di fare. Sì, sì, sì. Va bene. Grazie mille ragazzi, grazie, salutiamo voi, Enrico. Grazie per averci fatto compagnia in questa passeggiata. Ciao. Ciao, ciao, ciao.